Eccoci qui a commentare la dodicesima giornata del campionato provinciale di pallavolo femminile prima divisione girone G. Abbiamo un po' di giri per ricordarci queste cose. In battuta il Volley Città Ducale che affronta la Palombara Pallavolo. In voce Sandro Ferretti, intanto questo è il primo punto della Di Blasi. Dicevo, in voce Sandro Ferretti, ci accompagna in questo viaggio l'amico Giustino Tiberti. Ciao Giustino, buonasera. Buonasera Sandro, buonasera ai telespettatori e complimenti a Volley Life TV per la tecnologia sempre più avanzata. Oggi siamo un bel microfono super tecnologico, cuffiette, siamo veramente sistemati bene. Sì, ti do anche una chicca così. Siamo anche per la prima volta qui a Città Ducale col sistema nuovo in HD, quindi immagini molto più nitide e chiare, dove possiamo ammirare la bellezza di tutte le partecipanti a questa manifestazione. Oltre a questo ricordiamo il nostro capotecnico Claudio Bicetti alla telecamera e l'arbitro, il signor Rosario Di Girolamo del Comitato Provinciale di Rieti. I due allenatori sono, anzi tre allenatori. C'è il punto realizzato intanto dalla Palombara che si porta 1-2 esattamente dal parte della Gigli. Dicevo, i due allenatori sono Marco Fia per la Palombara Pallavolo, Virginia Bianchetti e Deborah Pettinelli per la Volley Città Ducale. In questo istante all'attacco deve difendere la formazione di casa con Nicole Monaco. È ancora il punto da posto 4 sempre della Giglia. Sto vedendo la classifica Sandro, il Palombara Pallavolo è a quota 15, metà classifica, mentre il Città Ducale è penultimo in classifica a quota 6. Speriamo di assistere a una bella partita. Per Città Ducale è un'occasione per agganciare magari la terz'ultima o quart'ultima posizione, ma dalle prime battute vedo un Palombara ben determinato in campo e ben messo in campo. Non a caso è sesta in classifica con 15 punti. Diciamo che la formazione, intanto c'è l'errore della Matteucci, se non vado errato, del Città Ducale. Siamo 1-4 con la Di Blasi, maglia numero 14 in battuta per la squadra ospite, difficoltà in ricezione per il Città Ducale, mentre invece adesso c'è l'errore, la palla palleggiata un po' male, l'errore della Gigli. Sì, è stata una palla difficile da alzare. Giustino, partiamo col, visto che siamo sul 2-5, siamo alle prime battute, diciamo per intero la classifica di questo girone, di questo allora, girone G di prima divisione. Prima divisione e girone G, prima in classifica l'Andrea Doria Tivoli con 30 punti. Vi ricordiamo che ha giocato 11 partite, ne ha vinte 10 e ne ha perse soltanto una. Seconda in classifica l'Orizzonte Sport con 27 punti. E il terzo è il Giro Volley Roma con 24. Quarto in classifica il Polas San Basilio con 19 punti. Poi Sandro, te che hai seguito un po' più partite di me, magari sai qual è la squadra più in forma, chi potrebbe vincere il campionato? Beh, indubbiamente c'è la formazione dell'Andrea Doria Tivoli che abbiamo ripreso proprio in questo campo, che è una bella formazione attrezzata, basta ricordare 10 vittorie e una sconfitta soltanto, con una bella difesa, la miglior difesa di tutto il girone e un attacco di quelli tremendi. Sì, poi stavo vedendo tra l'altro anche il quoziente punti è molto molto alto, insomma. Sì, infatti non ha torto, ti sto dicendo che è il miglior attacco e la miglior difesa in base al quoziente, sai, in base ai 7 disputati, i punti realizzati, viene fuori un quoziente che la dice lunga sulla potenzialità di questa formazione. Ma se non lo vogliamo prendere come in attacco, prendiamolo un dato certo come in difesa, una tra le migliori difese, doppia in palleggio, c'è tutta.
da parte della numero 6 Antonelli. Sì, vedo che il Città Lucana ha recuperato qualche punto. Sì, siamo sul 6 pari nell'avvio del nostro discorso, stiamo un po' parlando di tutte le specialità di questo giro, di questa prima divisione. Non passa la palla della D'Amelia. C'è stata un'indecisione, non sapeva se schiacciarla o fare il pallonetto, ha finito per buttarla in rete. Ha scelto la terza soluzione. Va bene, siamo sul 6-7 con il Palomara in battuta. La D'Amelia, l'attacco della Padronetti. Bello, bello. Mentre invece risponde da posto 4 la Chiappetta. Sì, una bellissima palla. Quasi. Sì, è molto brava la Antonelli, che sarebbe la regista di questa formazione. Io ho visto alcuni pezzettini prima in riscaldamento e mi ha impressionato, l'ho già visionata. E mi sembra che sia anche dotata di un bel colpo in battuta, poi la vediamo quando sarà il suo turno. Comunque siamo 6-8 con l'attacco della numero 17 Chiappetta. C'è poco ordine in casa. Sì, questa è una palla del palleggiatore, invece gliel'ha toccata la D'Amelia, se non sbaglio. Sì, tra la Santorina e D'Amelia la correlazione difesa-attacco non ha funzionato bene nel modo più assoluto. C'è un po' di confusione in campo del Città Ducale, Sandro. Sì, c'è poco, più che confusione chiamerei un poco ordine. C'è sempre la Padronetti. Sara, che oggi sfoggia un look di capelli incredibile, Sandro. Non so se è giapponese o sul cinese. Non lo so, bisognerà domandarglielo alla fine della partita. Sicuramente. Bello, bravissimo. Bel tocco. Non mi ha smentito, quindi la prima impressione nella fase di riscaldamento è stata confermata. Siamo quindi sul 7-10, tre punti da recuperare con la Alivernini in battuta per il Palombara. Chiaramente siamo con l'attacco da seconda linea e il nostro operatore ha ripreso sicuramente il gesto della giocatrice con la maglia numero 5, un gesto di complimenti. Non so se esultava per il punto o per il colpo. Forse per la facilità di come aveva realizzato il punto. Vedo un po' contratto il Città Ducale, non lo vedo sbrigativo come sempre. C'ha qualche indecisione. Qualche incertezza, sì. Fuori. La palla tocca al nastro. Errore della Padronetti. È una squadra che sta viaggiando molto a ritmi molto molto bassi. Sì. Nella Città Ducale. Non sono i suoi ritmi soliti. È un po' a fasi alterne. Sinceramente l'ho vista giocare molto meglio nelle volte scorse. Oggi probabilmente, non so, speriamo che siano le prime battute per loro, lo dico. Sì, diciamo che sia un motore diesel che si deve scaldare, Giustino. Ne approfitto, Sandro, per il time out per dirti una cosa. C'è Iole Ruzzini, non so se te la ricordi. No, poco. Sui suoi trascorsi a Città Ducale. È comunque uno tra i migliori liberi della Serie Italia, A. Della Serie A. Della Serie A nazionale, che gli è rimasto nel cuore Città Ducale. Vorrebbe a maggio trascorre una settimana qui. Io l'ho invitata soprattutto a tenere uno stage, così lanciamo un appello alle squadre reatine, così alle società, se volessero magari, che ne so, fargli un corso, non so, per queste ragazze, sai. Io lancio un'idea diversa, non fare un torneo ma far fare un corso a queste ragazze che vogliono imparare il ruolo di libero, che è un ruolo importantissimo nella pallavolo, dove a torto viene sempre utilizzata la giocatrice più bassa. Sì, poi il che la penalizza, diciamo, su un certo lato questa cosa. Io la utilizzerei per questa cosa.
una settimana qui con spiegando la tecnica del ruolo del libero, utilizzando tutte le ragazze di tutte le società senza chiudere il passo a nessuna. No, poi passeremo voce anche all'allenatore del Palombara. Io so che stanno cambiando anche le tecniche per i liberi. Sì. Adesso sparano delle palle con dei cannoni incredibili per la velocità, per la direzione della palla. Sì, anche perché è aumentata la velocità con il fare i pesi costantemente, il battitore. Quindi bisogna attrezzarsi sulla potenza dell'avversario. C'ha un'altra velocità la palla. Con queste macchine moderne che ci sono, ci sono sempre delle nuove tecniche che vanno utilizzate per migliorare il ruolo di libero, che c'è intanto una doppia in palleggio della Fasciolo. Dicevo, la tecnica di libero, perché la pallavolo di che cosa è fatta? È fatta dalla ricezione, e spesso e volentieri il libero è la persona che viene presa più di mira nell'arco della ricezione di qualunque squadra. E poi c'è intanto l'errore il primo errore in battuta dell'incontro della Chiappetta, maglia numero 17. Intanto siamo 10-14, scorre via il punteggio, ancora non siamo entrati nel meccanismo del... Sì, e approfitto che c'è anche l'assessore allo sport, ecco, magari potremmo lanciarlo anche a lui questa idea, insomma. Sì, ma io so che comunque le persone di Città Ducale, i politici, il sindaco in primis, questo non ce ne voglia nessuno, però sono gente che ci mette la faccia spesso e volentieri per queste iniziative che riguardano lo sport e che riguardano soprattutto le ragazze di Città Ducale. Questa è una cosa che, al di là del colore politico, fa sempre piacere, perché non ci dimentichiamo che queste ragazze qua è il nostro futuro. Sì, senz'altro. Non dobbiamo lasciarle indietro. Se le lasciamo indietro, poi dopo non ci possiamo lamentare di quello che ci troviamo. Intanto la Rossi realizza il suo primo punto. Differenza a Città Ducale, il Palombara è una squadra che ti permette di andare a segno con tutti gli elementi. Esatto, stavo vedendo il Città Ducale se togliamo la padronetti di Adameria, ha fatto tre bellissime azioni e sono ben messe in campo. È una squadra che mi piace. E comunque siamo 10-16 con questa difesa. Quindi, dicevo, il sindaco è una persona molto disponibile a questa cosa. Volevamo portare qui a Rieti qualche cosa del sitting volley, però ho avuto l'impressione che non si è voluto fare questa cosa. Hanno preferito fare un amichevole tra l'Italia e il Brasile in terra ombra, scelta loro, bene così, l'accettiamo. Però ci eravamo messi in nota molto prima per cercare di ottenere qualche cosa. Ricordo che il sitting volley è il volley per i portatori di handicap, oppure per chi dà una mano a questa squadra ma non può alzarsi in piedi, deve stare seduto. Diciamo che è un modo per inserire anche le persone poco fortunate a fare questo sport. Secondo attacco di seconda intenzione della Antonelli, che realizza il suo secondo punto e porta la sua compagine in vantaggio di 6 punti. Sì, speriamo, poi parliamo con l'assessore, che è una persona disponibilissima, cercheremo di poter fare qualche cosa. Comunque io penso, dalla mia profonda esperienza di pallavolo, che un tipo come Iole, che ci segue sempre anche sul nostro sito, non può far che bene alla pallavolo ed insegnare il ruolo di libero, che è un ruolo importantissimo. Magari poi a fine partita riprenderemo questo argomento, Sandro, e poi se hai occasione di intervistare magari l'assessore, puoi lanciargli l'idea. Ma io so che l'assessore ci parlo benissimo, anche senza andare a prendere un'intervista ufficiale. L'assessore è una persona disponibilissima, anzi ti posso dire che prima dell'inizio dell'incontro ci ha fatto i complimenti per quello spot realizzato. Intanto 11-19, troppo ampio il gap tra le due squadre. Sì, sì, sì. Dicevo, ci ha fatto i complimenti per quello spot che abbiamo realizzato in occasione
Memorial Amaro Mattuzzi. E ti do una conferma, siamo intorno alle 5.500 cliccate. Guarda, tre te le posso assicurare sono mie, tre perché ogni tanto vado a vederlo, è veramente è un piacere vederlo, rivederlo, perché è uno spot inneggiante veramente alle, non so, allo sport, all'amicizia, al gruppo, veramente ben fatto. Guarda, complimenti a chi l'ha realizzato. Va bene, i complimenti sono sempre al nostro caro capotecnico Claudio Biscetti, che è un vulcano di te, bisognerà ogni tanto gettare sopra un po' d'acqua fredda perché sennò scoppia la testa al nostro Claudio. E comunque la pallavolo per noi è questo, è il far conoscerla, cercare di portare più gente possibile. Ieri abbiamo fatto una partita a San Gemini di B2 femminile, uno spettacolo, la palestra stracolma di gente, forse perché c'erano le nostre telecamere, non lo so, e le protagoniste, ti posso assicurare, hanno dato il 200% sia da una parte che dall'altra. Tu questo, sai che noi non tifiamo, e questo è il potere delle telecamere, esatto, noi non tifiamo nessuno, magari se era un derby, una partita sentita, ci sta tutto, insomma. Punto della Ali Vernini. E comunque devo anche segnalare una cosa che ci tengo, questo per rispetto del lavoro, del nostro lavoro, del lavoro che facciamo noi. Massima disponibilità, l'allenatore, quando abbiamo chiesto le interviste, le ragazze di venire a intervista, l'allenatore ha scelto le ragazze, sono lì, hanno atteso le interviste dall'altra parte, sono rese disponibili, cosa che non succede in tanti altri campi. In particolare anche qui a Rieti. Lo so, ma l'Umbria è la patria della pallavolo, Sandro. Sono vent'anni, intanto c'è l'errore in palleggio della Santori. Sono intanto 11-22, doppiato il punteggio. Sì, sì, sì. Diciamo che sono vent'anni avanti a noi, e forse a questo punto devo dire che il sitting volley ha disputato una partita. In Umbria penso che sia stata la soluzione migliore, perché ha incontrato sicuramente tanta gente. Poi stiamo parlando del Brasile, c'è un cambio, esce la palleggiatrice, la numero 6 Antonelli, ed entra la Raffaelli, maglia numero 31. Un po' di esperienza probabilmente anche per la 31, visto il punteggio, sì, largo, sì, vabbè, insomma 11-23. È volato via questo 7 senza colpo ferire. Detto questo, come vedi questa esperienza in prima divisione del Città Ducale? Oddio, sta facendo un po' le ossa, non ha mai fatto questa categoria. Questo è un gruppo che vengono dalle giovanili, insomma. Sinceramente mi aspettavo qualche cosina in più. Ma certamente per avere qualche cosa in più in questo gruppo bisognava inserire un po' più di esperienza. Sì, forse un paio di se elementi. Se la scelta è stata questa, io spero che la società centri l'obiettivo che si è prefisso, cioè la salvezza. 11-25 e si chiude in un batter d'occhio il primo set. E infatti il Città Ducale deve fare la rincorsa sul Morricone e sul nuovo salario. Bene, a fra poco che commentiamo il secondo set.